E oggi volevo mostrarvi una cosa che ho fatto in Creative per spezzare un po' dal momento che gioco in survival ormai da un paio di settimane. Ed è una cosa che effettivamente si può fare anche in survival, ma è abbastanza complicato e dispendioso mantenerla attiva. L'obiettivo qual era? L'obiettivo è quello di raggiungere il centro del pianeta. Ora sono su Marte. E volevo fare un tunnel perfettamente dritto che raggiungesse il centro della Terra. Perché perfettamente dritto? Perché il giorno che ci vorrò scendere con una nave, mi basterà puntare il fondo e fare piccolissime correzioni di rotta. Mentre se il tunnel rimane piegato o storto in mezzo, è molto molto facile stancarsi. Come si fa a fare un tunnel perfettamente dritto? È molto difficile, soprattutto se si vuole, cioè se non lo si vuole fare dritto in una direzione qualsiasi, ma se lo si vuole fare perfettamente perpendicolare alla forza di gravità. Essendo questa la modalità creative, come mi sono divertito prima come un cretino, si possono spawnare infinite warhead e farle cadere sul terreno. Così. E se voglio fare un buco perfettamente dritto, posso anche mettermi così e farle cadere tutte nella stessa direzione. Il problema è che raggiungere il centro del pianeta, da quello che ho visto, è una cosa veramente molto lunga e quindi prima o poi mi verrà da scendere a controllare com'è, oppure mi stancherò semplicemente di cliccare perché è ridicolo stare a cliccare per ore. E il tunnel difficilmente riuscirò a riprenderlo perfettamente nello stesso punto da cui lo stavo lanciando prima. Per cui ho fatto questa piattaforma che fa le cose in automatico. Ora vi faccio vedere come funziona. Per prima cosa utilizza un projector. Un projector, non so se sapete come si utilizza, magari poi farò un video dedicato per spiegarlo meglio. Comunque, praticamente creo un prototipo, questo qui è il prototipo, sono due light armor block con una warhead in cima e lo aggiungo alla mia lista dei blueprint, come? Cliccando Ctrl B, cioè devo averlo così e cliccare Ctrl B. Se una volta che cliccate CTRL B lo aggiungete alla vostra lista dei blueprint. Ora, se apro un qualsiasi pannello di controllo, potete vedere che andando su Projector mi dà una possibile lista di blueprint. Questo qui, mi ha salvato anche la foto, è precisamente il blocco che stava costruendo. Ora ha smesso di funzionare perché gliel'ho tolto. Se faccio doppio clic su questo blocco e lo regolo precisamente nella direzione in cui deve andare, adesso quello dipende da come lo costruite e da quale parte lo salvate, però fondamentalmente potete fare un po' di prove regolando questi dati qui in fondo, offset, pitch hour roll sono per la direzione, invece l'offset è per capire a che distanza deve stare dal projector? Deve stare attaccato, altrimenti non lo costruisce. Ora, cos'è che costruisce questo blocco? La welder. Una welder piazzata sul blocco centrale, in linea col blocco centrale, costruisce tutti e tre i blocchi e li costruisce anche abbastanza velocemente. Questa cosa può funzionare anche in survival, però perché funzioni in survival la dovrete collegare con dei conveyor a un cargo che conterrà tutte le risorse che volete dare alla welder. Per esempio, se guardate cosa serve per fare una warhead, 6 esplosivi, 24 girder, 12 tubi, insomma, sono un bel po' di risorse, quindi è dispendioso, come ho detto, farla in survival. Però non è che il sistema non funzioni, il sistema funziona, basta avere abbastanza materiali per farlo. Poi, com'è che l'ho reso così automatico da tagliarlo e farlo cadere? Ho utilizzato due programmable block, no, scusate, due timer block. Questi due non servono, posso anche tagliarli, avevo fatti per sbaglio. Pensavo me ne servissero di più. Invece, semplicemente, andando qua, nell'interfaccia dei timer block,
Il Tenor Block 1 ho messo una delay di 2 secondi e al 2 di 1 e gli ho dato queste azioni da fare. Ah, per prima cosa ho creato un gruppo. Questo gruppo qui, 12, racchiude i due grinder. Ora, andando su Setup Action, potete vedere quelle del timer block 1 quali sono. Accendere la saldatrice così che costruisca il blocco. La seconda azione è far partire il secondo timer block. E la terza azione è quella di spegnere i due grinder. Ora, se invece vado sul timer block 2, che è quello che è stato fatto partire dall'1, e vado su Setup Action, potete vedere che la prima opzione è quella che spegne la saldatrice, altrimenti i grinder non riescono a tagliare il blocco perché viene costantemente risaldato dalla saldatrice. Poi accendo i due grinder che tagliano il blocco e poi faccio ripartire il primo timer block. Basta startare per la prima volta il primo timer block e andranno avanti in loop a farsi ripartire a vicenda. Ora provo a dare un'occhiata al tunnel che ha costruito finora. Seguo le mie testate nucleari che cadono sempre più lontano. Che io sappia non ci sono limiti di profondità, nel senso, cioè c'è quella del pianeta, ma le warhead vanno in avanti perfettamente dritte fino a che raggiungono il punto che devono raggiungere. Come vedete è già parecchio lungo. Ed è sceso già di alcuni chilometri. Ho visto le esplosioni in lontananza, quindi dovremmo esserci vicini. Eccola qua. Ora, oltre a me dovrebbe arrivare anche la warhead che avevo vicino, esatto. Sto a più o meno 5 km dalla piattaforma di partenza e continuo a scendere. Credo che la profondità sia di circa 10 km e con questo metodo sicuramente la raggiungerò senza problemi. E poi me ne beccherò un in testa. Forse abbiamo raggiunto la fine. Eh sì, abbiamo proprio raggiunto la fine del mondo. E direi che la fine dell'area scavabile in cui le bombe attraversano senza più impattare con il suolo, infatti mi lascia anche andare oltre, sono esattamente 5 km, perché il body location è a, credo, qualche centinaio di metri dall'entrata del tunnel. Infatti, se vedete, da qui non mi lascia uscire perché c'è ancora del terreno, invece qui, arrivato sul fondo, mi lascia. E tra l'altro riesco a vedere tutte le zone che ho scavato da sotto. Una assurda luce che rende tutto quasi ok. Allora posso dire di aver ultimato il mio tunnel verso il centro del mondo, di averlo fatto perfettamente dritto con questo semplice metodo di testate nucleari. Ora posso risalendo, scendono ovviamente al doppio della velocità, dato che gli vado incontro. Ora posso spegnere il mio attrezzo ed essere felice di aver raggiunto la fine. O magari posso fermarmi un 100 metri prima e fare una gigantesca base sotterranea. Ma anche no, perché comunque sto in creative ed ero giusto curioso di vedere qual era il limite e di qual era un buon metodo di fare un tunnel dritto. Basta, detto questo vi saluto, spero
gli abbia dato qualche ispirazione questa marchingegna. Ciao ciao!